Ciao a tutti, allora, un nuovo episodio che riguarda appunto la nostra, prima partita in divisione 6. Oltre a questo, questa è una cosa che vi dico io, ci sono state anche un po' una sorta di cambiamenti, di modifiche per quanto riguarda la rosa, ovvero ci sono stati, se non erro, due new entry, mettiamole così. Ovvero una che è Giorgione Chiellini, chiamata così, tanto che dal nome stupido in più, Giorgione, che fra l'altro poi non so nemmeno per quanto possa rimanere nella squadra, perché avendola acquistata da poco ho detto perché quasi quasi non la rivendo, ci faccio qualche spicciolino, qualche creditino, niente, quindi non si sa, se lo vendo bene, se no appunto gioverà, che poi fra l'altro cioè, l'ho comprato nelle ultime partite, quindi mi pare già l'ultima o anche la penultima partita, non mi ricordo, comunque, cioè non c'è in tutte le partite che vedrete, ecco. E poi uno che invece al contrario c'è, cioè dalla prima, è Davide Lasucci, consigliato da un mio amico che non so neanche se vede il video, però vabbè, io lo dico, che è un argento scarso che però per quelle costa, secondo me, come riserva, punti di valore, no, fa più che comodo, cioè uno che comunque nonostante come caratteristiche non sia forte, anche perché non costa appunto niente, caratteristiche appunto brutte, tra l'altro anche argento, è uno che comunque ha determinate cose che per lo stile di gioco che ho io di FIFA possono essere più o meno utili, ecco. Insomma, comunque, guardiamo un po' cosa è successo. Successo. Vai, iniziamo. Inizia subito con un passaggio per Edu Vargas. Facesse il portiere, ma al contrario invece fa una zotta abnorme. Vargas, come sempre, non perdona. Tiro centrale, cioè, potrebbe essere anche un passaggio. Insomma, dopo 15 minuti, 1-0 noi. E andiamo, si inizia bene questa divisione 6. Il primo gol per ora è nostro. Dopo quasi 10 minuti, rigore direi più che giusto per me. Fallo di Caceres nei confronti, anzi, confronti su uno sfrenato, chiamalo così, Shaarawy, che prima ha fatto un po' di serpentina. E niente, come sempre Caceres, che è quello lì che comunque inspiegabilmente, quello che procura rigori all'avversario. E niente, alla battuta Candreva, che di destro la butta alla sinistra del portiere, 2-0 al 26esimo, ovviamente svariate esultanze, però si arriva alla successiva, tocca a lui, qui Barzagli non capisce cosa fa, fa una zotta assurda, che poi Barzagli, io faccio una zotta assurda, Marco Sau non perdona, giustamente un gol facile, e niente, 2-1. Qui verso la fine del primo tempo Sau scarta anche Handanovic, di sinistra in mezza scivolata, classico culo rotto, insomma, la butta alle spalle dell'ormai Handanovic, già sul classato, insomma 2-2. Si arriva verso la fine, 90esimo. Qui, se non erro, era Mertens che la butta, no, Cabeja, scusate, che la butta al nostro portiere, palla che comunque il portiere non blocca, respinge, arriva Succi, boom, rete. Succi, però prima partita, ci fa vincere appunto, prima partita per lui, di esordio, ci fa vincere anche la nostra partita in divisione 6, e così si guadagna subito 3 punti. Ma andiamo alla partita successiva. Inizia subito così. Dopo 2 minuti, un rigore per lui. Un rigore per lui procurato da Deulofeu, non so come si pronuncia. Comunque, fallo di Handanovic, ci sembrerebbe, si capisce. Comunque, tac, ma c'è la battuta. 1-0 loro dopo solamente 3 minuti. Partita che inizia già in salita. Insomma, sempre dopo, 18esimo, Cerci, ne scatta 2, rimane tanto al portiere, piazzato alla sinistra di Handanovic. 2-0, doppietta di Cerci, già 2-0 loro. Qui si vede lui che non capisco che cazzo sia, insomma, un po' preoccupato. Insomma, di Natale, Natale scarta 1, davanti al portiere, scarta anche lui. Tiro semplicissimo, porta libera di Natale, non sbaglia. 2-1 per lui, la partita si riapre. Come sempre, il nostro mito Cabeja, bruttissimo da vedere con l'uno. Comunque, azione successiva, Shaarawy sulla sinistra, la fascia è sempre sua, si accentra, ne scarta non so quanti, davanti al portiere. Luck, piazzato alla sinistra del portiere, palo gol. Non mi interessa se è un gol del cazzo, nel senso che del cazzo è vero che ci ho avuto culo perché ha preso il palo, ma l'importante è che pareggia 2-2. Si arriva al secondo tempo, arriva usce, scatta anche lui Handanovic. Niente, scatta anche lui Handanovic, scatta anche lui il portiere. In questo caso Handanovic, insomma 3-2 lui al 65esimo. Ah, sempre lui in vantaggio, eh.
Insomma, azione successiva, dopo pochi minuti, sempre Uchi, scatta un'altra volta Handanovic. Porta libera. Go 3, no, scusate, 4-2. E tu vai, questa è finita. Infatti, fra l'altro, qui Uchi, campo libero. Dice però questo pallonetto, perché evidentemente hai visto uscire Handanovic, schioccati, 5-2. Al 65esimo quasi. Partita direi piuttosto irrecuperabile. Ciononostante, all'82esimo, Cabellado scarta qualcuno davanti al portiere. Tiro semplicissimo di piatto, piattone destro alle spalle del portiere, insomma 5-3. Però purtroppo la partita finisce così. Seconda partita in divisione 6, persa clamorosamente. Insomma, iniziamo con la dopo. Quella dopo inizia anche questa subito male. Dopo 5 minuti di Rodrigo scarta davanti all'area, che come sempre va in tilt, non riesce poi più a controllare i giocatori, oppure anche già, o, cioè, oppure scivola, o addirittura fa una sorta di contrasto perché devolta a rigore, comunque 1-0. Dopo mezz'ora, quasi, arriva Mertens che decide di fare un po' il funambolo, scatta qualcuno davanti al portiere, la butta quasi nel 7, diciamo, nel 7 defilato, mettiamolo così, insomma, 1-1. La partita è ancora finita, c'è questa cosa qui. Difensore loro non regge la pressione di Meniche. Meniche davanti al portiere, del classico della merda, chiamato così. Sa Meniche la passa a un solitario, Iturbe, che appunto del mal portiere era uscito, porta libera, fa gol. 2-1 per noi. 2-1 che però dopo poco si trasforma in 3-1, perché nel secondo tempo, dopo solamente 5 minuti, Meniche fa il fenomeno e va a fare il terzo gol per noi. Ancora il secondo per noi, 71esimo, Vargas come sempre, solo così. Scarta ai portieri, 4-1. Partita, direi, virtualmente chiusa. No? Vediamo un po' cosa succede dopo. Giustamente esulta. Insomma, storia successiva, Mertens. Mertens fa giri inutili, però vedi un Vargas ispirato, arriva avanti al portiere, riscatta l'altra parte al portiere, l'86esimo, 5-1. Io direi partita chiusa ormai, no? Però, te lo dico già, ciononostante, mi è capitato di fare un altro gol. Che fortunoso, perché comunque passa sotto alle gambe il difensore, insomma 6-1, 90esimo, sempre Du Vargas. Partita che finisce qua. 7 partite rimaste, 6 punti. Beh, quasi quasi salviamoci, no? Non è che ci siamo. Qui Meniche fa tutto cosa le pare, davanti al portiere, partita successiva, ovviamente. Niente, la passa nel mezzo, tanto Meniche fa solo così. La passa nel mezzo e tac, 1-0. Dopo 5, quasi 6 minuti, firmata Dries Mertens. E io guardavo, e ogni volta vorrei dire Mertens, magari per Cabellar, perché sono vestiti, cioè, a livello di osse, cioè, sono simili. Comunque, vabbè, Meniche, azione successiva, 2-0. Perché sono così smooth? Sono così smooth perché comunque, nello stesso divisione 6, mi aspettavo di trovare avversari proprio forti, a parte quello che ci ho perso. Insomma, invece trovo questa gente qua, qui un'altra volta, terzo gol, Vargas dopo poco, diciamo dal secondo, niente, 3-0. Ma comunque poi non riserva altro, cioè nel senso, come vedrete ora appunto, si arriva all'80esimo, nel solo tempo addirittura, e qui lui si sveglia, ormai è troppo tardi, con il segna il 3-1 con Alexis Sanchez. Cioè, diciamo, sono un po' dispiaciuto perché comunque preferivo trovare avversari un po' più forti, con tutto il rispetto per loro. Comunque, vabbè, 9 punti, manca un solo punto alla salvezza. Ce la faremo? Oh, qui fallo clamoroso di Medei, direi rigore giustissimo, siamo già nel solo tempo, perché la partita vista lì non è successo niente, primo tempo. Punto fallo, incredibile, perché comunque mi pensavo di vedere fallo, comunque fallo decisamente brutto nei confronti di Aubameyang da parte di Medel. Va la battuta Marco Reus, come cazzo si chiama? Tac! Andarmi si fa sorprendere e la para. Qui addirittura ci prova lui, classicamente. Perché fra l'altro Royce, che ricorda aver sbagliato il rigore, toglie anche un probabile gol. Comunque, successiva qui, palo clamoroso di Higuaín, che però io non ho capito se era successo di preciso. Insomma, rigore per me, sembrerebbe che il portiere, il difensore, ma Higuaín ha tirato, abbia fatto fallo, sì, il difensore. Comunque, va Candreva la battuta, Candreva non sbaglia, quasi, quasi, quasi mai. Insomma, al 74esimo, 1-0 noi. Bene, bene, bene. Ma 3 punti facili. Cioè, manca poco. Invece no. Qui Dodò cosa fa? Tac! Un altro rigore. Partita decisa solamente dal rigore. Rigore più che giusto. E noi ci riprova, lo farà questa volta. Tac! Punta centrale.
Io ho detto, ma prima buttare a destra, buttare a sinistra, invece la buttare a centrale, insomma, gol. Però salvezza c'è. E così si conclude anche questo video qua. Si conclude così, appunto, diciamo che mancano 6 punti alla promozione e 9 al titolo. Ovviamente per me l'importante è comunque la promozione, quindi basterebbero 2 vittorie. E speriamo di farcela e niente. Ci vediamo al prossimo video. Che forse, forse, anzi, sicuramente un te, perché mi piace più parlare? L'arso è raffreddato marcio. Sono al prossimo video che molto probabilmente uscirà la prossima settimana. Perché? Perché io domani, io questo video, come lo dico, sto registrando lunedì 20 ottobre. Domani parto a Madrid, ci sto 5 giorni, insomma. Poi torno, poi avevo anche intenzione di fare un video, non lo so, però. Niente, bla 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 bla, e poi avrò modo di giocare e di registrare, niente, quindi molto probabilmente il video uscirà la prossima settimana. Va bene? Via. Detto questo, ci vediamo appunto ai prossimi video, sia per quanto riguarda quelli di FIFA, sia per quanto riguarda tutto il resto, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!